Buongiorno a tutti, mi presento, sono Consuelo Pascali, mi occupo di regia, sceneggiatura e montaggio e collaboro con la Libera Università del Cinema di Roma che si occupa dal 1983 di formazione e di istruzione dei ragazzi più giovani ma anche delle persone adulte in quello che è l'ambito cinematografico e il linguaggio cinematografico. Inizio col dirvi che sono molto dispiaciuta di non essere presente all'evento. Realmente sono dispiaciuta. Abbiamo un impegno per cui sia oggi che domani dovremo fare delle riprese. Parlo oggi, in realtà sto registrando, è un ieri, però lo faccio al presente come se fossi lì con voi, ecco, questo è l'intento. Però la cosa mi dispiace molto perché trovo che questo evento e questa iniziativa sia veramente interessante, uno perché si occupa del sociale, due perché si occupa del cinema e dell'espressione più intima del linguaggio cinematografico in questo caso. È questo che mi ha molto colpito anche dei lavori. Adesso vi dirò, cioè, il cinema che cos'è? È l'arte di raccontare attraverso delle immagini. E come lo fa? Viene definita la settima arte perché lo fa grazie attraverso l'uso di altre arti, l'uso, cioè nel senso la possibilità che danno altre arti. Quindi c'è anche qui una rete sociale, in realtà, c'è una rete di aiuto per andare diciamo, a lavorare su un unico progetto più grande che è quello del cinema, che è quello di un film, quello di un video. Quindi che vi posso dire, per esempio, la colonna sonora in un film potrebbe essere la musica, quindi è l'ambito della musica. Poi abbiamo, non so, la scenografia, quindi l'ambiente in cui viene fatta una determinata scena, potrebbe essere l'architettura, il ritmo narrativo che potrebbe essere paragonato al mood poetico, alla poesia proprio di un film che si fa attraverso la scelta delle inquadrature, che si fa attraverso il montaggio, il ritmo narrativo. La letteratura, per esempio, potrebbe essere rappresentata dalla sceneggiatura in un film, cioè da come è scritto, da quello che è scritto, da quello che c'è all'interno, da quello che viene detto, dalle battute. La luce può creare, potrebbe essere la scultura, ma l'immagine stessa del film è paragonabile alla pittura. Molto spesso, infatti, vediamo alcune inquadrature di film paragonati a dei quadri di pittori, no? Quindi vengono confrontati i due perché c'è proprio una scelta nel tipo di luce, nel tipo di ambiente, è tutto un connubio che va a lavorare su un qualcosa di più grande che è il film. E qui abbiamo varie comunità e quindi c'è una rete sociale che sta collaborando per cercare di creare un qualcosa di più grande. Quindi da tante piccole unità, una enorme unità, una comunità in questo caso, che collabora e che comunica, che condivide un qualcosa di prezioso ed un qualcosa di meraviglioso come è quello della propria interiorità. La caratteristica dei video, perché diciamo, sono stata molto colpita e voglio complimentarmi veramente con tutte le comunità e con tutte le persone all'interno delle comunità, quindi con i ragazzi e con le persone più adulte che hanno elaborato questi video. Allora, c'è cioè, la difficoltà iniziale, punto uno, è i 3 minuti, perché noi pensiamo che 3 minuti è breve e quindi è facile. E invece no, c'è una difficoltà maggiore perché io ho minor tempo per esprimere un qualcosa che abbia un inizio, un centro e una fine, che abbia un senso, che riesca in un tempo così corto a trasmettermi qualcosa e a comunicare qualcosa, e in questo caso a comunicare qualcosa di personale, molto personale, perché
diciamo prendiamo un film esterno, un cortometraggio di finzione. Sì, forse nella sceneggiatura, nel soggetto, nell'idea di base c'è un qualcosa che mi ha colpito, c'è un qualcosa che io metto della mia vita personale, però lo nascondo, lo velo attraverso altri personaggi, attraverso degli ambienti fittizi. Qui invece no, il lavoro è. Io sto raccontando un pezzo di me, ho fatto un lavoro interno, quindi ho fatto un transito, è molto bello, no? E questo è il titolo stesso, Transiti nell'adolescenza e nell'età adulta. Io ho fatto un passaggio da un momento di difficoltà che abbiamo tutti nella vita, da un momento di difficoltà ho avuto il coraggio di vederlo innanzitutto, di analizzarlo, di capire come l'ho superato. Se l'ho superato, se posso ancora superarlo e migliorarmi, ho cercato di interpretarlo e di dare forma visiva attraverso le immagini e attraverso dei video per comunicare uno stato emotivo interno a chi lo sta osservando. Quindi chi lo sta osservando lo potrà anche interpretare a sua maniera. Io però sto dando un pezzo di me agli altri. Lo sto regalando, lo sto donando per fargli sapere che ho attraversato questo periodo, ho provato queste determinate cose, ho avuto una rete d'aiuto, di sostegno che mi ha aiutato, perché in realtà non siamo soli, ci sentiamo soli molto spesso e quando uno ci si sente solo le cose sono molto peggio. Perché ci si sente isolati e si sente che dobbiamo attraversare questa difficoltà e venirne fuori da soli. E non è vero, perché c'è tantissima altra gente che noi, o per vergogna, o perché, insomma, le motivazioni possono essere veramente tantissime, non le comunica. E invece qua siamo riusciti ad avere uno sguardo interno e a tramutarlo in qualcosa di esterno. Quindi complimenti a tutti, perché è bello vedere quando c'è una condivisione di un qualcosa di personale e non c'è, diciamo, è fatto attraverso un modo poetico. Basta, mi prolungo troppo, però perché ci ho tenuto particolarmente a dirvi questa cosa perché è quello che più mi ha colpito, il coraggio di questi video, il coraggio di dire a me stesso che ce l'ho fatta o ce la sto facendo e a te che non sei da solo. E quindi questa è una cosa bellissima e molto coraggiosa e lo hanno fatto veramente in maniera creativa, attraverso fotografie, attraverso disegni attraverso la creatività ed è una forma di espressione meravigliosa, penso, perché ci aiuta a crescere a noi stessi, aiuta a crescere chi la guarda e chi la guarda con l'occhio del cuore aperto soprattutto. Si possono imparare tantissime cose sempre nella vita. E quindi niente, volevo dirvi che la locandina ha anche la scelta della città ideale. Di Leo Battista Alberti, questa sorta di idea rinascimentale, no? È molto bella e niente, io mi auguro di poter far parte di questa giuria anche per altri anni, perché l'iniziativa spero che vada avanti, perché è molto molto bella. Grazie a tutti.